È stata la figura intellettuale più complessa, non solo d'Italia, ma credo anche d'Europa. Ha portato il suo essere radicale sia nelle posizioni politiche sia nelle posizioni sessuali al centro, del dibattito, al centro della scena, di una scena che tendeva a isolare, ad oscurare questo tipo di posizioni. Ed è una figura che è tornata e torna ciclicamente a essere, cuore del dibattito culturale italiano. Lo è tornato in questi giorni grazie al film che gli ha dedicato Abel Ferrara. Chi era Pierpaolo Pasolini? Pierpaolo Pasolini era un poeta, regista, scrittore, sceneggiatore, romanziere e quant'altro, e chi davvero che più ne ha più ne metta. Nato a Bologna il 2 marzo del 22 e morto a Roma in circostanze non sempre chiarissime il 2 novembre del 75. Come dicevamo, una figura che ha cambiato, ha sconvolto il panorama culturale italiano, prima con i romanzi, poi con il cinema e infine con le sue, diciamo, invettive culturali, con gli editoriali del Corriere della Sera. La sua storia comincia in giro per l'Italia perché la madre è un insegnante e il padre è un militare. Questa peregrinazione, soprattutto nel nord d'Italia, sarà accompagnata dall'amore per i libri della madre insegnante, e l'amore per i film che vede nei cinema e nei cineclub che incontra. Qui, in questo modo, nascono le due passioni parallele, la letteratura e l'arte cinematografica in Pasolini. La letteratura la coltiverà soprattutto prima della Seconda Guerra Mondiale, a cavallo delle due guerre. Comincerà a scrivere racconti e poesie che poi sfoceranno in romanzi, in opere letterarie più, insomma, compiute e complesse. Il cinema lo incontra quando si trasferisce a Roma negli anni 50 come insegnante. Nel 54, dopo aver conosciuto vari scrittori importanti, tipo Giorgio Bassani, vari registi e vari sceneggiatori, nel 54 collabora con Mario Soldati alla sceneggiatura di La Donna del Fiume. Da qui l'incontro con il cinema che gli permetterà di cambiare lavoro, di lasciare l'insegnamento e di dedicarsi all'arte e alla cultura a 24 ore su 24. Comincia come sceneggiatore, prima per vari registi, soprattutto penso alle Notti di Cabiria di Fellini, o a La Comare Secca, che è l'esordio di Bernardo Bertolucci, e poi arriva alla regia. Nel 61 Fellini vorrebbe aiutarlo a produrre Accattone, non ci riesce, lo riesce a produrre più o meno da solo, cioè, no, non da solo fisicamente, però cercandosi i produttori da solo ci riesce con Accattone, che è il film che, magari odiato in patria quando venne presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, ma amato in tutta Europa, specialmente in Francia, e quindi la sua carriera comincerà a decollare, anche perché Pasolini trova nel cinema non solo una valvola di sfogo artistico, ma veramente un mezzo per poter continuare, per poter ampliare la sua riflessione sull'Italia, sulla società, ma anche sul proprio intimo. È veramente un mezzo di elaborazione intellettuale e culturale per lui. E la prova che Pasolini sarà non solo un regista, ma un grande artista che usa la regia, che usa il cinema per dire le sue cose, per raccontare il suo mondo interiore e anche esteriore, per filtrare il mondo esteriore attraverso i suoi occhi, è la prova, diciamo, che i suoi film sono divisi come quelli dei grandi artisti in periodi, a seconda delle sue urgenze intellettuali, urgenze artistiche. I suoi film seguono una certa scansione, quindi si comincia con una sorta di reinvenzione del realismo attraverso una sorta di sacralità del sottoproletariato nei primi film, quindi Accattone, Mamma Roma, e si arriverà poi all'apice con il Vangelo secondo Matteo. Poi c'è la parte mitologico-marxista, quindi a Teorema e Porcile si contrappongono Edipo Re e Medea, per esempio. La parte della trilogia della vita, che è quella in cui rilegge i canti, i romanzi, le novelle del Rinascimento, quindi Il fiore delle mille e una notte, il Decameron e via dicendo, e poi quella parte finale che sarebbe la trilogia della morte, che però non portò mai a compimento perché dopo l'ultimo film Salò venne ucciso e quindi non riuscì a portare a termine Porno Deo Colossal. E sugli incompiuti, tra l'altro, c'è anche parte della mitologia di Pasolini, cioè tutto quello che non riuscì a realizzare, tutto quello che non riuscì a compiere, poi è diventato quasi mitologia. Penso a Petrolio, che è stato anche al centro di dibattiti politici perché Dell'Utri pare ne avesse una copia finita, che è un romanzo che stava finendo.
che avrebbe messo in vendita, avrebbe poi trafugato storie piuttosto oscure, come sempre con Dell'Utri, tra l'altro. Oppure il porno della Colossal che Ferrara nel suo film Pasolini cerca più o meno di mettere in scena. C'è anche la mitologia di ciò che non ha finito, la sua morte, come dicevamo, è al centro di molti misteri e anche di molti film che la raccontano, sull'eredità di Pasolini, c'è cioè il film di Ferrara, però anche uno sguardo interessante fu la serie di cortometraggi o di episodi per film che Pasolini lasciò e che sono illuminanti quasi se non di più dei suoi lungometraggi. Quali sono però questi lungometraggi da vedere se non avete mai visto un film di Pasolini? E per fare il punto su questo straordinario artista, derogo a quello che è alla regola delle tre e ne dirò quattro, perché è evidentemente un personaggio estremamente complesso culturalmente, intellettualmente, ideologicamente e concettualmente. Stavo fondendo le due parole. Cominciamo dall'esordio. Nel 61 a Cattone è questo film che, come nessun altro, racconta il sottoproletariato romano, racconta la vita delle borgate più povere e non si lascia mai andare però al pauperismo, come dire, al paternalismo verso i poveri, e gli racconta rielaborandone la bellezza, rielaborandone la sacralità, con un uso della regia che allo stesso tempo è statico, quindi inquadrature estremamente ricercate, ma che riescono ad inquadrare porzioni di mondo che venivano nascoste dalla cultura e dalla politica di quegli anni, e però rielaborandole attraverso un'idea del tutto personale, precisa e mistica della bellezza del sottoproletariato. Un film in cui la borgata più distrutta di Roma può andare di pari passo con la musica sacra e non sembrare mai un ricatto intellettuale allo spettatore, ma sembrare davvero l'unico modo per poter dare dignità a chi dignità non ne ha mai avuta. Altro film che finisce questo primo periodo, che potevamo dire appunto del realismo sacro del sottoproletariato, è, come dicevamo, Il Vangelo secondo Matteo, 1964. Un film che rilegge il Vangelo di Matteo, che è uno dei Vangeli più studiati, amati, ma anche controversi proprio per le questioni, per il modo in cui dipinge Dio, Gesù evidentemente, ma è chiaro che se dipingi Gesù, dipingi anche Dio. Pasolini lo rende anche qui un canto più che altro ai luoghi, tutto girato a Matera, creando quella che poi è diventata la Sassywood, ossia i sassi di Matera che sono stati al centro di decine e decine di film girati in quei luoghi che ricordano la Palestina, che ricordano il Medio Oriente. Qui quello che fa Pasolini è togliere tutta la retorica cristiana, ma in realtà immetterci anche veramente onde di spiritualità che sono la spiritualità dell'uomo, che non è la spiritualità che si riconosce nelle religioni, ma è la spiritualità della bellezza del cinema, della purezza dello sguardo e anche nel raccontare Gesù come fosse un rivoluzionario ante litteram, una sorta di primo rivoluzionario che ha segnato la storia, che ha cambiato la storia e che poi gli uomini avranno reso possibile che questa storia diventasse peggiore di quello che invece sarebbe stata. Anche qui, molto più che in a Cattone, la regia è assolutamente scarna, ma dalle immagini, dal rapporto del regista con i personaggi e con ciò che va a guardare, si sente la forza della vita interiore di Pasolini che riesce a trasmetterla allo spettatore. Forse il capolavoro di Pasolini, forse il suo film più bello, perlomeno per me. Arriviamo probabilmente al lato opposto, e non solo perché è l'ultimo film della sua carriera, Sarò o le 120 giorni di Sodoma, ispirato evidentemente, come dice il nome, a The Sad, però allo stesso tempo una rilettura sadica e satirica, nel senso più cupo e greve del termine, del fascismo e dell'epoca di Salò. In questo film in cui si racconta la deriva e gli ultimi giorni in pratica dell'impero fascista e del tentativo di repubblica a Salò, si racconta anche la totale abiezione dell'essere umano. Nel momento in cui l'essere umano riesce ad arrivare ai punti più alti di potere, e il punto più alto di potere non è governare una nazione, non è governare un impero, ma è governare la vita e la morte della singola persona, quello è il punto più alto di potere. Quando l'uomo arriva a questo, è come se fosse un nirvana al contrario.
tutto è possibile, ma tutto è, quel tutto è assolutamente la morte dell'umanità, la morte della civiltà e della civilizzazione. Un film che è veramente un pugno allo stomaco, è veramente qualcosa che sconcia il cuore, però è anche un film che una volta che si fredda nel ricordo, come appunto come ghiaccio, non può non far pensare, non può non far riflettere su, innanzitutto sull'essere umano, su chi siamo e cosa facciamo. Poi, dopo, su quello che è significato quel periodo politico, ma è chiaro che ogni volta che si fa un film storico si cerca di parlare dell'oggi. E il Pasolini che ha attraversato il 68, che ha raccontato l'Italia di quegli anni caldi tra il 68 e la metà degli anni 70, quindi anche gli anni degli scontri, anche gli anni della violenza, con una lucidità e anche una forza profetica che nessuno avrà mai più, può ovviamente anche permettersi di raccontare la realtà in quel modo osceno, perché poi è quella la parola, ma nel senso letterale del termine, raccontare quello che sta fuori la scena e che nessuno ha mai raccontato. È stato più o meno questo il senso di tutta la carriera artistica a 360 gradi di Pierpaolo Pasolini. Se devo però dire il film che forse racchiude tutto, Pasolini, tutti questi periodi di cui abbiamo parlato sono tutti racchiusi in Uccellacci Uccellini, che non a caso è un film del 68, nel vagabondaggio di un padre e un figlio alla ricerca di dei coinquilini, degli inquilini dei loro palazzi che li paghino, racconta tutta l'Italia. Chiaramente, essendo un on the road, anche se molto sui generi, racconta un paese, un luogo, Roma, dove è ambientato, le periferie romane ovviamente, ma anche l'Italia. C'è tutto quello che c'è in Pasolini, c'è il grottesco, c'è il gusto per la novella, per il bozzetto, penso all'episodio memorabile di Totò a San Francesco, usando gli stili, giocando anche con il cinema come forse mai aveva fatto. È un film completissimo perché c'è tutto il percorso intellettuale di Pierpaolo Pasolini condensato in un'ora e mezza, in 1 ora e 40, c'è la straordinaria capacità di tirar fuori dagli attori l'impossibile, e si pensi qui a Totò, che poi girerà anche altre cose memorabili con Pasolini, soprattutto a livello di cortometraggi e di episodi, c'è il grottesco e c'è il tragico, c'è tutto Pasolini condensato. Quindi, forse dovendo partire da un film, partire da Uccellacci Uccellini e poi a raggiera tutti quanti gli altri. Ovviamente, vi metto o qui o sotto i link per poterli vedere subito e poterli apprezzare, e poi magari, ovviamente, se vi va, commentarli insieme a me. Questo era il mio chiedi chi era di. Su Pierpaolo Pasolini, nel prossimo appuntamento, nella prossima puntata, parleremo di un regista che è tornato a far discutere il mondo. È stato a Lucca, ha annunciato il ritorno di una sua creazione molto amata e molto particolare. Quindi la prossima volta ci chiederemo chi era David Lynch.